Allora, mi dici che cosa vi ha detto innanzitutto il Presidente del Consiglio, Raffaele Cattaneo? Lui si prenderà l'impegno di fare una mozione per gennaio, però siccome lunedì hanno un appuntamento con il ministro Alfano, che è il nostro ministro, e chiederanno di sollecitare questa cosa, quello che chiediamo noi. Quindi innanzitutto il rinnovo del contratto e una busta paga più decente. Poi di abbassare l'età pensionabile per noi, perché all'età di 60 anni non possiamo andare sull'autopompa e fare 12 ore di notte, 12 ore di giorno, che ormai l'età poi ti pesa. Se dobbiamo soccorrere il cittadino dobbiamo essere sempre nelle condizioni di poterlo fare, di avere la forza pure, non la volontà, perché la volontà non ci manca. Che io fino a oggi ho 31 anni di servizio, ancora oggi, stasera faccio una notte felice, sono felice e contento, non è che lo faccio per farlo, perché lo sento, e come lo sento io lo sentiamo tutti. E poi di sollecitare per i mezzi e il lavoro usurante, perché ce l'hanno tutti e non l'abbiamo noi. Ogni 5 anni un anno di scivolo. Tra l'altro voi avete anche problemi di strumentazione in parte obsoleta. Ieri sentivo alcuni vostri colleghi che dicevano non tutta la strumentazione funziona come dovrebbe. Sì. Abbiamo pure i mezzi che avevamo qua per l'Expo, li hanno portati ora a Roma per il Giubileo. E noi siamo rimasti di nuovo handicappati, senza un'autoscala sola. Cioè, io che ho fatto 3 comandi, il comando più complesso è Milano e l'Interland, perché c'ha industrie, fabbriche chimiche, le autostrade, tutti i mezzi che arrivano dall'estero. E qua si deve pensare non solo per Milano, partire da Milano, sistemarla bene, comando di Milano, e poi tutta l'Italia, perché il problema l'abbiamo in tutta l'Italia, Vigili del Fuoco, l'abbiamo solo da noi, a Milano. Questo lo dico per esperienza, dopo 31 anni che faccio l'autopompa, sempre soccorso, e ne sono fiero, orgoglioso e contento.